Ancora una volta il consigliere Corsetti nel suo intervento fa dichiarazioni dei cittadini omettendo, diciamo, categorie importanti dei cittadini. I cittadini non sono solo i residenti, consigliere Corsetti. I residenti vanno tutelati nell'equilibrio di interessi che ci sono con gli altri cittadini di questa città, con i turisti e con gli operatori commerciali che non sono lì a lucrare, come dice lei, a discapito di questa città, ma fanno un lavoro che porta lavoro ad altre persone, non sono i suoi nemici. Lei parla solo a una categoria, ormai da tempo, nel primo municipio parla a una sola categoria, non è giusto, deve mantenere un equilibrio, perché quando va in un'altra città li vede tavolini e sedie che rispettano i principi dettati da quelle amministrazioni, ma ci sono, non vengono sbaraccati ovunque e dovunque, anche dove non ci sono problemi di mobilità o di decoro. Quindi noi stiamo intervenendo, lo dico ancora una volta, per caso di inerzia e iniqua applicazione. Perché non far partecipare i privati con un partenariato pubblico-privato, sempre con il rispetto di tutti gli enti tecnici che devono valutare la bontà del progetto o ricondurla ai principi di questa amministrazione? Perché non farlo? Questo non lo comprendiamo. Noi siamo la detta Commissione Commercio, attività produttive. Le attività produttive portano lavoro, portano sicurezza nella città, perché quei cittadini che le hanno fatte togliere, quando tornano a casa a luna di notte, a mezzanotte, al buio, hanno paura, si faranno la guardia del corpo perché non c'è un presidio di legalità o di sicurezza. Oppure ci sarà il parcheggio, come avviene ad esempio a Vicolo dei Savelli. Avete tolto quella... Adesso c'è un bellissimo parcheggio laddove già non c'era il transito pedonale, ma ci sono tanti di questi casi che gridano vendetta e voi non avete ascoltato queste grida. Voi che parlate di partecipazione, di associazionismo, non ci sono due pesi e due misure, si deve mantenere un giusto equilibrio e con questa delibera lo stiamo facendo, fatevene una ragione.